È lui che sceglie. Don Giuseppe inviato speciale, Don Giuseppe Gervasini è il prete Ratanà 1867-1941, a cura di Luciana Petruccelli, I libri del casato. Qual è il rapporto fra karma e libero arbitrio? Noi in questa vita muoviamo delle cause che provocano degli effetti. La volontà dell'uomo riesce qualche volta a interferire sull'effetto? Don Giuseppe, no. La volontà interferisce sulla causa, non sull'effetto, che deve essere comunque pagato. Vorrei sapere appunto come si paga questo effetto. Quando ci si reincarna, è lo spirito che decide in modo autonomo come pagare l'effetto? O è consigliato da entità superiori? Don Giuseppe, certamente è lui che sceglie, ma anche sicuramente è consigliato, perché i consigli da noi ci sono e sono importanti, ma la decisione definitiva è assolutamente sua. Dipende da lui decidere di vivere un'esperienza anziché un'altra, al di là dei consigli. Quando parliamo di nodi karmici, così come voi dite con questa parola che non conoscevo ma che va bene, vuol dire che si sceglie una vita con un fatto già prestabilito, però non significa che si sceglie la vita sapendo già giorno per giorno cosa si dovrà fare. Ci sono dei punti principali, quelli che voi chiamate appunto nodi karmici, che sono quelli che lo spirito si trova a incontrare. Dipende da come li affronta e da come li supera. Se non si sente di superare uno di questi punti e decide di girare al largo per non incontrarli, li dovrà affrontare sicuramente in un'altra vita. Uno potrebbe avere l'intenzione di fare una vita di povertà, ad esempio, e non riuscire perché si lascia prendere la mano dalla bella vita. Ecco, ha sprecato quella vita. Anche se facesse delle azioni clamorose, non servirebbero a niente. Dovrà ricominciare in un'altra vita a fare quell'esperienza di povertà, altrimenti non avrà fatto un passo avanti e avrà perso molto tempo.